Vai. Il titolo di questa foto è niente po' di meno che Signore Pietà. E prima di iniziare la nostra abituale rassegna stampa, voi vedete che ho molti giornali qui da commentare, voglio leggere un paio di passi da questo libro di Bettino Craxi. Bettino Craxi, in questo articolo, è una raccolta di articoli, in questo articolo intitolato Giovine Italia, siamo al 1995, dove scrive: ma l'impronta capitale della vostra politica è nel passaggio dai servizi pubblici alla speculazione privata, che è antinazionale per definizione. Questo è il suggello decisivo dell'opera che promettete, l'abbandono cioè delle supreme ragioni dello Stato, dei grandi interessi solidali della nazione, della sua civiltà, del suo avvenire, dell'interesse dei consumatori e dei lavoratori, all'arbitrio speculativo, egoistico, antisociale di pochi irresponsabili padroni. E ancora, so che parecchi di questi esercizi, telefoni, ferrovie, eccetera, camminando in modo deplorevole, tanto che io stesso potrei dire che alcuni d'essi, con evidente intenzione ironica e polemica, che l'esercizio di Stato riusciva perfino a far rimpiangere il detestabile esercizio privato di un tempo. Ma il principio fondamentale era questo: mantenerli allo Stato e risanarli, infondendovi la snellezza dell'anima industriale moderna, liberarne lo Stato e demolire lo Stato. E sarà anche un disastroso affare finanziario, è l'era dei carrozzoni che si rinnovella, perché se dovessimo credere con voi che veramente, organicamente, lo Stato è incapace di un'azione economica in confronto degli industriali, dovremmo dedurne che anche nella cessione, nella negoziazione, la speculazione vincerà e terrà la polpa per sé e lascerà gli ossi per lo Stato. O, se prenderà gli ossi, esigerà tali garanzie e tali sovvenzioni che non sarà per lo Stato se non una partita di giro. Queste sono frasi di uno che la sapeva lunga e che le ha scritte queste cose quando ormai era già stato condannato. Prima però che fosse condannato, Bettino Craxi ha cercato tutti i compromessi possibili. E questo è indicativo di una strategia che in Italia è costante, di cercare di riuscire a far trapelare, a far passare alcune cose giuste per il popolo italiano, mentendo sistematicamente agli usurai, cioè ai padroni del mondo. Questa è la strategia che ha perso Mussolini e ha perso anche e tranquillamente Bettino Craxi. Morti tutti e due. Adesso leggiamo un altro pezzo di un altro capitolo che è intitolato La gente, perché anche questo è indicativo di come qualcuno, in questo caso Bettino Craxi, sia riuscito a capire il significato di certi concetti. Tutti possono osservare come la gente è parola che circola e galoppa ormai indisturbata. Essa sale e scende, passando di bocca in bocca nella sua semplicità uniforme, che invita solo quando viene caricata di accenti dialettali. Si è fatta strada in questi anni seguendo di pari passo un'involuzione generale che è stata ad un tempo ideale, culturale e politica. Va da sé che, per sottolineare i caratteri di un'epoca, la parola spesso è tutto. Le parole non sono un sistema neutrale di codici, sono e rappresentano una filosofia della vita. È con la parola, attraverso tratti semantici, che noi giungiamo sovente ad esprimere l'idea che abbiamo del mondo e del rapporto con gli altri. L'idea di civiltà, i percorsi della storia, la lotta delle idee, sono passati attraverso alcuni termini fondamentali, come ad esempio popolo, cittadini e così via.
Il primo, il termine popolo, voleva indicare un insieme di individui che si caratterizzavano per una fondamentale unità di intenti. Questa parola, anche sotto il profilo dell'etimo, indicava ed indica ancora la comunione di intenti e di interessi che animava o anima una piccola o una grande comunità di esseri viventi, attivi, pensanti, consapevoli della propria identità. La parola indica un valore superiore, una caratteristica essenziale, il riferimento ad un'entità che suscita sentimento di rispetto, di autonomia, di non riconoscimento ad un tempo, di un fattore di civiltà e di un elemento di autorità. Leggo che gli studiosi fanno discendere la parola popolo da una radice sanscrita, par, palla, che significava mettere assieme, riunire. Attraverso un pulus o una polis arriviamo sino al latino populus, populus, polpulus. La medesima idea di popolo incarnava così una coscienza universale e perciò quasi soprannaturale. Una visione ideale ed idealistica della storia si esprimeva attraverso la parola popolo. Un'altra visione ancora, ugualmente ideale e idealistica, preferiva ricorrere anche ad un'altra espressione, anch'essa vera, reale e laica, cittadini. Il popolo e i cittadini. Il cittadino non era ovviamente solo l'abitante della città, era il portatore di una cultura nuova. Il suo carattere era di stampo illuministico. Il cittadino non era più il suddito, era colui che si distaccava da valori ormai obsoleti. Attraverso il ricorso a questa parola si voleva esprimere e rappresentare la forza di una nuova visione del mondo. Guardate, cari amici, come sono chiare, limpide queste parole. Tuttavia, era anch'essa parola antica, carica sin dalla nascita di valore e di significato. La parola latina vis, leggo ancora, che appare nel latino civis e civitas, e poi nell'italiano civiltà, indica la visione unica di un preciso soggetto di diritto, colui che indica quale segno inconfondibile dell'uomo la sua forza e capacità, il suo essere soggetto di diritto prima ancora che membro di una comunità. Secoli di storia avevano consolidato questa nuova coscienza, sia pure tra le innumerevoli difficoltà, le tragedie e i dolori della storia. Le parole cittadino e soprattutto popolo non sono più ora di uso corrente. Hanno assunto il sapore delle cose antiche e desuete. Al loro posto, nel linguaggio corrente e dominante, si è fatta strada e si è imposta la parola gente. People, gente, cioè nulla, sei plebe, sei polvere, sei residuo di roccia che si è sfaldata fino a diventare sabbia. Questo sei. E vedete, cari amici, cosa significa l'importanza, da una parte, di uscire da questi schemi che sono artatamente convogliati nella mente delle persone e dei gruppi affinché li utilizzino. Non a caso la parola gente, gente venite gente, e questi cantanti pseudo rock e pseudo new age, no? Forza venite gente, capite? È roba americana, è people, e che fa il paio con country. Country non è patria, country non è il mio paese, la mia civitas, la mia città, il mio popolo. Country è una località, e giustamente gli americani li adoperano per la semplice ragione che sono andati a conquistare dei territori enormi abitate da altre popolazioni che si sono affrettati a distruggere in un genocidio immane, e giustamente si chiama country, quello è country, cioè che, boh, chi lo sa, chi ti ha visto, un luogo dove galoppano
dove galoppavano tranquilli e beati cavalli bradi e giusto Pelirossa che cavalcavano questi cavalli, no? Probabilmente senza sella. È una parola composta da count, da contado, certo, e ri, agricoltori, qualcosa del genere. Sì, fattori, molto, sì, no, no. No, non è agricoltura, perché agricoltura significa comunque deliminazione, controllo e produttività. Qui non c'era nessuna deliminazione, questi arrivavano, uccidevano i bisonti, vendevano la pelle dei bisonti e li lasciavano marcire lì, capito? Togliendo oltretutto il pabulum su cui quelle popolazioni inizialmente campavano e hanno sempre campato. Hanno massacrato milioni di bisonti. E adesso vediamo... Almeno 25 milioni come 25 milioni per di indiani. Per 25 milioni di indiani. Per divertimento, ricordiamocelo sempre. Ma diceva che Buffalo Bill faceva queste stragi per lui per lavoro. Per procacciare cibo per le ferrovie. Esattamente, poi ci mettiamo anche questo, che già che c'eravamo e già che c'erano, però le ferrovie... E sappiamo le ferrovie come l'hanno fatta. Esattamente, anche sappiamo West. La storia, c'è il nostro amico Andrea Siglini che sta scrivendo un libro proprio sui rapporti tra le ferrovie, la finanza internazionale, i finanzieri, e abbiamo già fatto la manovalanza cinese e europea. Esattamente, abbiamo fatto italiani soprattutto, abbiamo già fatto molte nostre trasmissioni su alcuni libri, di cui uno molto importante intitolato Un fischio nel deserto. Adesso facciamo una rapidissima selezione di articoli dei giornali, perché sono indicativi di quello che sta succedendo e di quello che vogliono non dire. Allora, primo, giubileo blindato, ecco i divieti, eccolo qua. Ma allora questo giubileo dovrebbe essere un giubileo di pace, in realtà è tutto blindato. Ci chiediamo se questo giubileo, che tra l'altro è semi fallimentare, perché non è arrivato nessuno ancora. Sì, mi è stato detto che a tutt'oggi le presenze dei turisti a Roma sono minori di quelle dell'anno precedente, e tenendo presente che la stagione non è certamente inclemente, perché una stagione così bella difficilmente arriverà di nuovo ai prossimi anni. Siamo a metà dicembre, il tempo è ancora splendido, la temperatura è calda, si vive tranquillamente, non c'è nemmeno bisogno dei termosifoni. Ripeto, giubileo blindato, ci sono delle regole impositive che una volta entrate nella consuetudine non verranno più tolte. Questa è la ragione del ruolo dei jihadisti. Chi sono i jihadisti? È come il demonio di una volta, ricordatevi che cosa facevano i preti quando prendevano delle donne che figuravano indemoniate, le pigliavano e le bruciavano. Allora cos'era il demonio? Il demonio, il Satana, le torturavano prima. Sì, per fargli dire che erano state possedute, avevano avuto rapporti carnali con questi strani personaggi. Allora ottenevano diversi risultati. Il primo, quello di bruciare le streghe e quindi assaporare il piacere sadico che li caratterizzava. Il secondo è quello di diminuire la popolazione femminile e il terzo è quello di interferire in alcune forme di pensiero che si tramandavano dalla paganità, del politeismo e quant'altro, perché disturbavano ovviamente il potere religioso monoteista. Qui abbiamo altre cose: tassa rifiuti, maxi evasione di ambasciate e ministeri. Ma se siete voi maledetti cialtroni, i peggiori evasori, io ti dico francamente, la prima cosa da fare nei ministeri è entrare, prendere i ministeriali e fargli mangiare i rifiuti. Capito? Ecco. Poi, soldati ormai così familiari per i romani, vedi che c'è qualcuno che ogni tanto, questo è il messaggero, si permette di dire alcune cose, sia pure con un'aria piuttosto tranquilla, ma le dice. La Dispoli, morto l'indiano aggredito. Allora, non si sa chi ha aggredito l'indiano, sembrava che dovesse guarire, in realtà è morto. Ci piacerebbe sapere se questi bravissimi investigatori, che ci sono gli investigatori,
ma sono bravi per fare certe cose, non quelle altre, e riuscissero o riescono a scoprire questo, i colpevoli della morte dell'indiano. Qui oltretutto è guarda, abbastanza interessante. Guarda. Prego. Ma che, ma sta male, sta male quella. Prego. Ecco qui, nonna Pusher, presa a Primavalle, è giusto le nonne. Diceva Longanesi, ci salveranno le vecchie zie, o le vecchie zie o le nonne, sono loro che ci salveranno. Il Quirinale consulta Bastaveti. Bastaveti. L'amarezza di Mattarella, oh quanto sei amaro, sei un amaretto di Saronno, caro Mattarella. Vulnus grave, ora serve scatto di reni delle camere, vuole uno scatto di renella dalle camere. Ma se non siete capaci nemmeno di mettervi d'accordo che sono il giudice della consulta, ma scalzone. Ma a fare che lo capire? USA, i killer seguaci del califfo. Allora, su queste cose bisognerebbe dire molto. Allora, noi diciamo che siamo convintissimi, che questi poveracci sono veramente dei manovrati mentalmente. Abbiamo tanti libri dedicati ovviamente all'elaborazione mentale di questi poveracci. Questi sono veramente convinti, no? Sono veramente convinti di essere seguaci del califfo e hanno sparato a sventagliata contro i poveracci. Allora noi crederemo alla realtà concreta di questi personaggi solo quando questi personaggi faranno autentici attentati contro le autorità degli Stati Uniti, non contro il singolo cittadino. Il voto dell'odio e della collera, Marine Le Pen spaventa la Francia. Allora Marine Le Pen sarebbe il volto dell'odio e della collera. Quelli che hanno invece armato quegli assassini che hanno fatto quelle cose in Francia, quelli no, quelli sono dei buonisti, sono delle persone tutte casa e chiesa. Allarme Istat, crescita lenta, il Censis Italia in retargo. Leggeremo quanto prima il volume, alcuni punti e spunti presi dal libro che abbiamo avuto il piacere di esserci stato consegnato dal Censis nelle sedi del CNEL. Italia in letargo, è una fotografia dell'Italia di oggi. Allora, abbiamo Unioni Civili, il falso fantasma dell'utero in affitto, l'SMS con ricatto, dato un posto alla Ciao Qui o è pericolosa? Se il carcere cancella la nostra Costituzione, io un posto alla Ciao Qui gliela darei subito, in un bordello, però in un bordello di Stato, no? Dove le brave ragazze sono costrette a farsi visitare settimanalmente e eventualmente anche a lavarsi in modo adeguato, no? Col sapone all'acido nitrico, certo. La Ciao Qui ci sta bene, lei, Chienghe, questi qui ci stanno benissimo. La Boldrina, tutti quanti. Acido nitrico, cari ragazzi. Ex prete truffa un'anziana per 9 anni, ma che sorpresa! Ma che sorpresa! Ma non avrei mai immaginato che un prete sfrutta gli anziani. Ma come? Ma come è possibile? Sono tutti figli di Gesù. Sorelle rom rapite e tenute prigionieri in un furgone. Ma le rapissero tutte, cari amici. Le rapissero tutte. Capito? Come, adesso non so se i servizi si ricordano quelle che successe, quello che successe a un noto giornalista che era ovviamente fuori dalle righe, Gualtiero Jacopetti, al quale fecero assaporare una rom una cinquantina di anni fa per toglierselo dai piedi, un po' praticamente quello che successe al marito della Mussolini, la quale Mussolini si è completamente tacitata. Prima urlava da tutte le televisioni e adesso che gli hanno beccato il marito mentre si titillava con alcuni minorenni se ne sta zitta buona buona, sperando che almeno il posto di deputatessa gli rimanga.
Gualtiero De Cupetti, e voi adesso dubito molto che la prossima volta beh indubbiamente Gualtiero Jacopetti, dicevo, ha fatto tre o quattro cazzate, una più gigantesca dell'altra, lo portarono ovviamente a sfrucugliare una giovine rom, e vedi caso c'era tutti pronti lì a documentare che lui se la faceva con le minorenni. E peccato, perché Gualtiero Jacopetti è stato un grande giornalista per l'epoca, tipologia Pecorelli. Cina e India, inquinatori nel mirino, qui ce lo dobbiamo dire, siccome non sanno più come contrastare sia l'India che la Cina, loro che non hanno mai preso in considerazione l'igiene del mondo, anzi ci sparano sopra più bombe atomiche che possono, uranio impoverito, roba di questo genere, è come sparare bombe atomiche, loro che non hanno mai accettato di limitare la loro attività inquinatoria, vogliono frenare la Cina e l'India perché non sanno più come fare per fermarli. Quindi è tutta una balla, tutta l'invenzione sull'ambiente, di cui ci ha messo anche il suo ditino il Papa attuale, no? Che non sapendo più cosa fare si è messo a parlare dell'ambientalista. Io ricordo fino a poco tempo fa che la dottrina della Chiesa... No, ma adesso si è pure fatto il film autoreferenziale. Sempre! la Chiesa era la più accanita difensora del diritto dell'uomo di fare quello che voleva, perché l'ha detto il Dio degli ebrei, no? Che l'uomo può fare quello che vuole, e ricordo alcune battaglie fatte dagli ambientalisti e soprattutto dagli animalisti contro il fatto che pochissime volte i preti hanno predicato contro l'abuso sugli animali, perché ovviamente è stato Dio, il Dio degli ebrei, che ha detto che l'uomo poteva fare quello che voleva degli altri esseri viventi. Adesso la Chiesa, anche lei, che è minacciata nei suoi interessi economico-finanziari dalla Cina e dall'India, si è messa a predicare che esiste un problema ambientalista. Ricordiamoci che un premio Nobel fu dato ad Al Gore, ricordiamocelo bene, ma il premio Nobel che fu dato per l'ambiente, perché si dice che questo Al Gore abbia fatto un filmato dedicato appunto all'ambiente, ma si dice, perché l'avrà fatto un altro e poi hanno detto che era Al Gore, il premio Nobel gli hanno dato semplicemente perché, avendo lui vinto le elezioni negli Stati Uniti, ha accettato l'idea che in realtà le elezioni fossero state vinte da aveva vinto di qualche centinaio di voti. Esattamente. All'improvviso in Florida è uscito fuori nella contea del cugino, dello zio, del cognato, sì, di Bush, improvvisamente, che c'erano delle altre schede da avevano nascosti nel cesso, fuori tempo massimo, nel cesso assieme alla carta igienica. Ma l'India giù cosa dice? Noi al carbone, prego, ma l'India cosa dice? Noi al carbone non rinunciamo, c'ha ragione, c'ha solo il carbone. Allora, io ho il carbone, non mi costa niente. Volete che io rinunci al carbone? Datemi gratis la benzina, datemi gratis il petrolio. Russia, Turchia, accuse e minacce. Corsi e ricorsi, articolo di Oscar Giannino, quello che studiava all'università al master con la doppia laurea, sì, all'università del MIT, Massachusetts. No, lui diceva che stava a Boston. A Boston, dove era andato lì come lavapiatti. Eccolo qua. Ogni tanto la secca, perché questo dice: l'Europa è la caduta dell'impero. Certe similitudini per noi abbastanza banali che Oscar Giannino. L'Europa rischia lo stesso fato della caduta dell'impero romano se non riguadagna il controllo delle sue frontiere e non arresta la massiccia ondata di affluenza di profughi dal Medio Oriente e Asia centrale. Ha detto Mark Rutte,
che è il premier dell'Olanda, oh cazzo, se ne è accorto adesso, e che in quanto tale dal 1 gennaio eserciterà il semestre di turno di presidenza del Consiglio europeo. Mettiamo la telecamera dall'altra parte, perché sennò... No, finiamola questa. Sì. Come tutti sappiamo, ha aggiunto, gli imperi crollano quando le loro frontiere non sono più ben protette, perciò abbiamo questa sfida da affrontare con un imperativo. Ma dai, cambiamo un attimo la... Perfetto, allora facciamo una piccola stasi, ecco. Piccola stasi che non è la spostiamo stasi. Di qua e risolviamo il problema. Mettiti qua, solito posto, girato. Vai. Sì, perfetto. Vai. Che non è la Stasi. Siamo a 26, cioè, eh? I servizi. Chiudiamo. I servizi segreti della Germania Est, di cui era dipendente una certa signora, persona, signora, che oggi si fa chiamare Angela, ma che si in chiamava realtà Rebecca. Si chiama Rebecca Dorotea Angela. Ecco, Kirchner. No, questo, no, non me lo ricordo più, ma non me ne frega niente. Sì, vabbè, dove prestava appunto le sue sagaci capacità interpretative dei gusti dei personaggi politici che lei doveva accompagnare in visite guidate, no? A Berlino. Faceva la hostess. Diciamo hostess. Diciamo che faceva la hostess, va. Allora, caso Shalabayeva, il giudice di pace. Così hanno pagato il mio silenzio. Meno male che questo lo dice che è un corrotto, ti è così il giudice di pace. Se poi ero il giudice di guerra, te dico, andiamo avanti. La frenata di crescita e lavoro, la lezione inglese sulla spesa. Questa è bellissima, la frenata di crescita e lavoro. L'idiota, voi andate su Accademia della Libertà, Alba Mediterranea e altre... blog della nostra area, voi vedrete cosa dico io in relazione all'idiota e perché lo chiamiamo idiota. L'idiota aveva detto fino all'altro ieri che le cose andavano benissimo, l'Italia aveva fatto lo svoltone e quant'altro. In realtà l'ha frenato, qui c'è stata la frenata. Cioè questa persona che adesso si andava a pavoneggiare alla prima scala, sai cazzo, il cazzo non dice niente, in smoking alla prima della scala, ammirato dalle damazze della Milano bene, il signore ha fatto come niente fosse, aveva fatto delle previsioni, le previsioni aveva fatto, aveva espresso quelle sue parole. Le avevano raccontato. Parole a vuoto. No, il suo consigliere, il suo consigliori meglio, sì, personale, è un tizio che adesso è viceministro, che ha preso la cittadinanza italiana 5 anni fa. Esatto. Ed è di origine, indovina un po'. Indoviniamo chi comincia per Is. Issi comincia, non Isis, ma Isr, capito? Come un altro denunciatore della crisi italiana, un certo quello che ha fatto i libri sulla Camorra, Gomorra. Oh, quello che manco c'è stato, sì, a Scansia. Sì. No, non lo conoscono, sì, non sanno proprio chi è, però lui ci ha scritto un volume. Gliel'hanno scritto in Israele, intendiamoci, certo, bene, a, certo, Tel Aviv, certo, di cui lui è cittadino, esponente, cittadino di... normale. Certo. Giubileo, vietati gli scioperi, ti immagini che non ci stavano, capito? Vietati gli scioperi, subito. Poi abbiamo questa che è la più bella, Obama insiste, basta con le armi facili. Qui abbiamo una famiglia di italo-americani che sicuramente sono mafiosi, perché è giusto questo piacere per le armi, e questo qui di italo-americani, se voi vedete, la mamma c'ha il mitra, la figlia c'ha il mitra, gli altri c'hanno tutte le pistole, il mitra e quant'altro. Questa è la sana famiglia americana, anzi diciamo pure italo-americana. Perché qui c'è in effetti un incontro di particolare interesse, cioè alla Lupara, che di cui sono abituati questi personaggi, alla Lupara sono state sostituite le armi più moderne, ma la famiglia è tutta unita nell'uso delle armi. C'è anche un bambino,
speriamo che gli abbiano dato una cerbottana, almeno a lui, capito? Oppure dei mortaretti, delle castagnole, capito? Ecco, giubileo. La politica economica non è far felici i mercati. Se lo dice Romano Prodi, che è stato una delle cause fondamentali, uno dei principali attori protagonisti e della sconfitta economica e morale dell'Italia, beh, dobbiamo dire che evidentemente c'ha ragione. Lui lo sa oggi, ma lo sapeva anche prima, quando ha dato l'abbrivio, per cui gli hanno dato anche come premio dopodomani, il presidente della Commissione dopodomani europea. Dice anche Fernando Imposimato, sì, glielo diciamo che faceva quando era a capo della pool del processo Moro, faceva finta di non trovare. Ecco qua l'altra cosa molto importante: America, Russia contro l'ISIS, tutti e due. Ricordiamo che l'ISIS è una chiara, evidente creatura americana. Due altre cose: multe cancellate, blitz in comune. Ma ti immagini se questa massa di delinquenti accettasse, no, di non avere la raccomandazione per farsi cancellare le multe? Siete solo dei delinquenti, e chi cancella le multe sono servi sciocchi, schiavi, asserviti al potere clientelare. Fate tutti schifo. Punti verde, Antoniozzi e Pomarici sotto inchiesta. Ma te guarda, nemmeno questo si salvano. Parentopoli, AMA, subito licenziati, 34 raccomandati. All'AMA ci mandavano, ecco perché non funziona l'AMA, perché siccome quelli che ci stanno sono parenti, se ne fregano di lavorare o meno, è così semplice. Perché non funziona niente qua, a Roma soprattutto? Perché si va avanti sempre con un sistema familiare e clientelare. Nepotista. Ospedali da campo per il giubileo, la questura stretta sulle armerie. Boh, vogliono chiudere le armerie, sono rimaste 3-4, poveracci, campano, capito? Vendono le fionde le armerie, capito? Per poter sopravvivere, capito? Oppure le cerbottane con cui tirano le palline di piombo, dai, siate seri una volta tanto. Oh, e l'ultima, che è troppo bella, perché siccome non sanno più chi assaltare, salario, assalto a sala bingo. Eccolo qua. Hanno fatto benissimo. No, io sono contentissimo, però a questo punto non credo che ci sarà qualcuno che avrà più voglia di andare a giocare a quel gioco completamente idiota. Questo, statali licenziabili. Si apre il caso e ti immagini che uno statale possa essere licenziabile. Papa nel mirino ISIS, presi 4 kosovari, paura Istanbul per bomba in metro. Eccolo qua, ti metto un po' di bombette anche su Istanbul, non fa male, questa loro partecipazione alla NATO la devono pagare in qualche modo. Roma, malato di AIDS, contagia 6 donne, arrestato per lesioni. Ma io, a parte che è chiaro, che è evidente che... anche le 6 donne un po' puttane erano. L'intento criminale c'è, sicuramente si vorrà vendicare, eccetera. Ma le 6 donne potrebbero, sarebbe meglio che stessero a casa a fare la calza invece che a concedersi a questo e a quello. No, ma va bene, ma starci attenta. Poveri loro. Non rincorro le bombe altrui, cazzo, lui ci vuole andare da solo. L'uomo bomba, non rincorro le bombe altrui. Oh, e qui c'è il segno che questi qui ci stanno preoccupando. Grillo pronto a espellere i ribelli di Livorno. Grillo, vai avanti, farà una brutta fine. Sì. Vai avanti, brutta fine. Alla fine rimane lui a Casaleggio. Sì, e loro due. e poi l'ultima è questa. La sfida delle signore Le Pen, la sfida della signora Le Pen, ma la sfida non conta niente. Le Pen, il partito delle Le Pen, della Le Pen ha vinto, perché giustamente doveva vincere. Con questo io ho chiuso. Va bene, a presto, ciao a tutti.